Prima puntata del videogioco The Elder Scrolls Online, dove vi spiegherò i vari meccanismi e la storia del gioco. Come prima puntata ho deciso in un paio di minuti di dire la storia che c'è dietro a questo MMORPG. È tempo di conflitti e di disordini. Eserciti di non morti e spiriti oscuri si manifestano in ogni angolo di Tamriel. Gli inverni si allungano e il freddo distrugge le coltivazioni. Gli oracoli sono afflitti da incubi e da presagi di sventura. Ci troviamo nell'anno 578 della seconda era, quando un'esplosione di energia arcana nella città imperiale provocò scosse di assestamento mistiche che spazzarono tutto il Nir. I maghi morirono o finirono per diventare pazzi, dai vari piani di Oblivion uscirono i Daedra, più numerosi rispetto al passato. La costellazione del serpente è cresciuta così tanto da illuminare il cielo notturno. Il gioco è ambientato 4 anni dopo questo avvenimento. Così iniziò il grande schema di Molag Bal, principe tetrico del dominio e dell'asservimento sugli uomini. La sua magia oscura indebolisce la barriera tra i mondi, con il rischio della fusione tra due mondi, Nirth e Oblivion, in un unico mondo oscuro. In mezzo a questo caos, tre alleanze si contendono la città imperiale e la torre d'oro bianco. La prima alleanza è formata dai Krok, Sentinel e Ursinium. Sono uniti sotto il dominio del re supremo di Wyrest, formando il patto di Daggerfall. La seconda alleanza è formata da Valinwood e Elsewhere e Somerset, formando il dominio degli Aldmeri, mentre la terza ed ultima alleanza è formata da Blackmarsh, Morrowind e Skyrim, con il patto di Ebonheart. Questi tre eserciti prenderanno le armi contro l'impero e uno contro l'altro cercheranno di strappare il controllo della città imperiale e la torre d'oro bianco dalle forze oscure di Oblivion.